Eccoci tornati sulle grandi battaglie. Oggi siamo in Marco Aurelio in Germania. 167esimo. Non è difficile. Porco Cristo. Ok. No, dopo Cristo, vabbè, non dai. Porco Cristo. Anno 167 dopo Cristo. I Germani rompono le frontiere dell'impero e saccheggiano la città di Aquileia, nei pressi del Golfo di Venezia. L'imperatore Marco Aurelio, indignato di fronte ad un simile affronto, si mette al comando del più grande esercito conosciuto. L'obiettivo? Espellere gli invasori oltre il Danubio e porre fine una volta per tutte alla minaccia barbara. Pretoriani, siamo venuti fin qui per difendere Roma. Cerchiamo di mantenere in salvo la città di Aquileia, anche se i Germani dovessero rompere le nostre difese. Sì, in 10 difendono Roma. Convinti, eh? In 10. Ah, ok. Questi qua fanno pattugliano questi. Sì. Vabbè, li metto insieme al tizio. Allora ti stanno attaccando, eh? Livello 1 però. Sì, ma collegali all'eroe. Cazzo, è vero, ragione. Che cazzo? Oh, porco Dio! Oh my god. Qua non c'è l'eroe. Sì che c'è l'eroe. Avanti legionari! E qua? Qua si sono liberati. Ok. Sì, ma magari colleghiamo questi. Eh sì. Qua che c'è? Porca miseria! Oh, ma ho 10 tribuni qua! Sì, ma non sono tuoi. Porca. È arrivato cosa a parlare? Avie, nobile signore, gli accampamenti teutonici che si trovano a nord-est realizzano costantemente incursioni e ti distruggono i nostri raccolti. Ci aiuteresti a sconfiggerli? Certo! Al momento siete sotto la protezione dell'imperatore. Quanti di voi si uniranno al mio esercito? Molti ti aiuterebbero, mio signore. Ma solo pochi potranno farlo se i teutoni continuano a minacciarli. Nessuno di loro oserebbe lasciare il suo villaggio indifeso. Quindi? Quindi devi andare al villaggio. Configgi i teutoni a est finché gli abitanti della frontiera si uniscono al tuo esercito. Devi andare ad est. Qua? Oh, ma che cazzo! Oh, quanti teutoni ci sono? Aia, porco Dio! Mi sono fatto male con la scrivania. Oh, ma basta! Che cazzo! Che al 13! Tutti morti, cosa faccio questo? Tutte esperienze, non è male questo. Quello che vuoi. Facciamo questo, mi spiace. Ma come mai c'hai un contadino affinato all'eroe? Cazzo, via! Che livello 8! Ma che cazzo ci fa questo? Come si fa a togliere questo contadino? Non si può neanche vedersi un po' di gioia. Dai, ci la fa Marco Antonio. Metti quelli lì e mandali subito a difendere. Ah, sono i truppe. Sì. Questi sono miei. Sì, perché si sono uniti a te. Minchia, osti cazzo di quelli. Fuori tutti. Aspettano ancora da te. No, non ci dovrebbero essere. Ah, sì? Ci sono. E sono spuntato tipo 1000 perché sono tutte invisibili. Sono tutte invisibili. Guarda quante ne hanno! Vabbè, sei passato al 17. Mi sa che... Generale di Roma, manteniamoci forti, siamo riusciti ad invitare... Attacchiamo nell'accampamento. Fai? Sì, vabbè! Prendi il culo! Obiettivo attacco finale. Ma che cazzo? No. Ah, aspetta... Ah. Vabbè, quindi l'ultimo rodato devo subirlo. Mando tutto. Salva. Salvo. Mi raccomando, devi stare attento solo a coso che non deve morire. Boh. Andiamo. Attacca l'arciere. L'arciere prima. È attaccato l'arciere, sono già morti. Ecco.
adesso, allora. Che cazzo devo fare? No. Minchia, porta via. Tutti morti. Loro non sono morti manco uno, secondo me. Ah, ma che... Oh, da dove arriva questo? Ah, Calosius, ma ce l'avevamo già Calosius. Sono le lettere. Ah, mi organizzo e attacco allora. Poi la salva. Minchia, ecco, ti fai uccidere, ti sei organizzato male. Ma che cazzo? Attacca il primo che ti attacca. Sì, ma datti una calmata. La prima, ecco, lì, la Valkyrie. Vai! Manca Antonio, si fermo io. La forza delle tribù germaniche si trova negli arcieri. Se li neutralizziamo, il loro esercito sarà impotente davanti alle nostre mura. Minchia, sto Marco Antonio, però. Attenzione! Minchia, 35! Da quanti livelli si è fatto? Troppo. E forti lui. Boh! Prego. Coglione. Chi è che si è mai cascato male? Chi è che sono, mise in gioco il suo onore, la fortuna e persino la vita nella campagna di Germania. E consolidò la frontiera nord dell'impero sulle sponde del Danubio. You win. Bene, anche questa battaglia è fatta e ci vediamo alla prossima.